Come annunciato ieri nella TG8 si è tenuta proprio ieri pomeriggio la manifestazione dei residenti del condominio Riviera 1 a Montesilvano. Sono due palazzi di 10 e 12 piani in via Aldo Moro. 3 anni fa questi edifici furono improvvisamente giudicati a rischio crollo improvviso. Successivamente questa sorta di sentenza venne ribaltata, ma i due edifici vennero comunque evacuati. Poi con il superbonus sono partiti i lavori di ristrutturazione, ben 18 milioni di euro, lavori che però sono fermi. I residenti chiedono chiarezza e soprattutto chiedono la possibilità di rientrare al più presto nelle loro case, un rientro che però è stato più volte già procrastinato. Alla situazione critica dei residenti che hanno dovuto trovare sistemazione in soluzioni abitative alternative si è aggiunta anche quella delle attività commerciali che avevano sede proprio in questi due palazzi. Ieri, alla manifestazione che è partita alle ore 21 e stiamo vedendo proprio le immagini di questa manifestazione dei residenti, oltre appunto ai cittadini che abitano nei due palazzi della Riviera 1, hanno partecipato anche consiglieri comunali ed esponenti politici.